Buongiorno, siamo stati abituati, soprattutto quelli che hanno una certa età come me, a considerare la Costituzione un baluardo contro le avventure autoritarie che peraltro anche nei decenni passati ci sono state negate. Però allora la politica si faceva a valle della Costituzione, cioè nell'interpretazione e nella realizzazione che ciascuno delle forze politiche riteneva. Guido, scusami, devo dare un'informazione. Sì. È stata aperta un'altra sala, siamo veramente tantissimi. C'è un video. Siamo collegati, c'è un video. Grazie. No, oggi viene messa in discussione la Costituzione e la politica si è spostata su un altro fronte, a monte della Costituzione, della difesa di quei diritti di cui la Costituzione dovrebbe essere un presidio. È un cambiamento non da poco, no? Che ci rende la politica molto più radicale di quello che era negli anni passati. E lo vediamo tutti i giorni nel tentativo della pratica di mettere in discussione i diritti fondamentali nelle fabbriche, diritti fondamentali nelle lotte che si svolgono in piazza o sul territorio, dove la repressione va sempre in una sola direzione, mentre la responsabilità della violenza risale prevalentemente allo Stato, alla Susa, Genova, non altro. E soprattutto nel tentativo, in nome della ripresa, della crescita, della costituzionalizzazione della parità di bilancio, di mettere in discussione cose fondamentali come diritto, non soltanto l'occupazione, il reddito, la dignità delle persone, ma di legittimare la messa in discussione di questi perché sono incompatibili con l'esigenza dell'economia. Ora, nel promuovere questa mobilitazione e le prossime in difesa della Costituzione, credo che la prima cosa da fare sia separare nettamente quelli che sono favorevoli alla difesa di questi diritti da quelli che li stanno attaccando. Allora, identificare tutti quelli che hanno interesse alla difesa di questi diritti è molto difficile, perché sono in qualche modo come il 99% della popolazione di cui parlava Occupy Wall Street, anche se, come ha detto, ricordato a suo tempo Rossana Rossanda, molta, la gran parte di quel 99% non sa di appartenervi e ha bisogno appunto del nostro lavoro per essere mobilitato. Però è molto più facile e indispensabile identificare quelli che sono oggi al centro dell'attacco contro quei diritti, perché sono il governo, perché sono i partiti che lo sostengono, perché sono coloro che sponsorizzano gli accordi che contrattano la stabilità del governo con la manomissione della Costituzione. E sto parlando del Presidente della Repubblica. Però non ci si può fermare a questa distinzione, perché bisogna, la domanda a cui dobbiamo rispondere è possibile la difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione se si lascia o si mette in mano alla finanza internazionale le scelte fondamentali che decidono dell'occupazione, del reddito, dell'assistenza e della protezione civile, dei diritti, della dignità della persona, come continuamente ci viene ripetuto. E la conferma di questo, no? Chiederci come mai stiano succedendo queste cose, ce l'ha spiegato la banca J.P. Morgan, no? Che ha detto che le Costituzioni, non solo quella italiana, ma quella di molti paesi europei, in particolare quelli mediterranei, oggi radunati sotto l'insegna dei PIGS, sono incompatibili con l'esercizio dell'economia così come è stata costituita. E quindi non è possibile schierarsi dalla parte della difesa di questi diritti se no costruendo un percorso che metta in discussione il potere che la finanza oggi esercita non soltanto sull'Italia ma a livello europeo e a livello mondiale. Nel fatto che rappresentiamo, siamo una pattuglia di quel 99% che si ci deve mobilitare. E quindi pensare e tener presente che la mobilitazione nasce sempre a livello locale, dall'azione sul territorio, dal coinvolgimento dei comuni, dalla lotta contro l'asservimento che viene fatto delle politiche dei comuni alle esigenze del patto di stabilità, privandoli dei beni comuni, privandoli dell'esercizio dei servizi pubblici locali. E io mi chiedo, dato che stiamo parlando della Costituzione,
che sancisce l'equipollenza dei poteri dei comuni con quelli degli organismi dello Stato, che cosa diventa un comune quando non ha più la disponibilità dei beni comuni, dei servizi pubblici locali, perché li ha dovuti vendere alla finanza per cercare di mettere in mano i propri diritti. Allora, tenendo conto che la base è sempre a livello locale, però questa battaglia non può essere portata avanti se non con un respiro, come è già stato detto, a livello europeo. E quindi nella mobilitazione a cui io, come membro del gruppo ALBA, mi sento di garantire la mobilitazione e la partecipazione di tutti i miei compagni, vorrei dire che è assolutamente necessario che la dimensione europea della rivendicazione di quei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione acquisti questo respiro europeo, altrimenti la battaglia è destinata a venire persa. Grazie.